Eccoci qua, buongiorno, è un po' prestino. Ciao Giovanni. Buongiorno. Allora, sì, abbiamo un'oretta di anticipo sul tradizionale 6 e 15 per due ragioni. Uno perché domani è una svegliataccia, quindi farlo al 6 e 15 vostre, che sarebbe mezzanotte e un quarto, un'ora a luna. Dall'altro, buon Giovanni che ci raggiunge e vuole parlare di Culture Wars e Trump. Lui ci raggiunge dalla mattiniera penisola arabica. Buongiorno a tutti, molto, Allora, non tanto mattiniera, sono le 8:15 qui, quindi è umana. Vabbè, mattiniera rispetto all'Italia. certo. E allora mi hanno detto: vabbè, tanto lo facciamo in anticipo. Qualcuno ci sarà, chi non ci sarà vedrà, no? Tanto rimane lì. Quindi per questa ragione lo lasciamo pure aperto invece di mettere il tradizionale Club Michelino. Facciamo un altro sgarro alle promesse fatte agli abbonati, che fra un attimo non si abboneranno più perché dicono tanto questo qua le cose interessanti le fa aperte, però non è vero, non è vero. Quelle più interessanti le facciamo per gli abbonati. Ascolta Giovanni, come stai? Beh, bene, grazie. Io sto bene, il mondo personalmente nessun problema. Qui siamo in una bolla tranquillissima, pur essendo abbastanza vicino all'azione, a una delle tante azioni del mondo, perché fondamentalmente, come parecchia gente, mi chiede, qui non è un paese democratico e non c'è un'opinione pubblica ufficialmente, che può ufficialmente parlare, e quindi sostanzialmente la situazione è tranquillissima. Cioè, non sembra che gli Houthi sono diciamo, non so, 150 km a sud, Israele a un migliaio di chilometri a nord, più o meno, però qui non c'è assolutamente nessuna differenza con la situazione precedente. Perché ovviamente il regime ha deciso che qui questi avvenimenti politici non devono essere discussi a livello di opinione pubblica. Punto. Scommetto che sotto sotto non ti dispiace conoscendoti. Beh, io vivo una vita tranquillissima. Comunque è stato detto chiaramente che non bisogna, ci cioè, sono detto, il Ministero dell'Istruzione locale ha mandato a tutti i rettori dell'università una mail all'inizio di ottobre dicendo che non deve essere fatta alcuna manifestazione politica on campus. Punto. Quindi non ci sono manifestazioni politiche on campus. Non rompete i coglioni. E dopo mi ha detto che vuole parlare di Trump Sì, infatti, e questa era. lo vuole fare ovviamente perché adora il posto dove sta, dove le Culture Wars l'hanno fatte, l'ha vinto una cultura reazionaria quindi vuole insegnarci il modello. Possiamo dire che sei o siamo zitti? Com'è? Ho detto, in realtà Giovanni vuole con la storia del Culture Wars di Trump, di Biden, eccetera, vuole in realtà utilizzare questa nostra conversazione mattutina dopo tanto tempo per fare un po' di propaganda al modello di, e stavo per dire il paese, e poi ho chiesto se posso dire dove sei oppure no. Ah sì, certo, io posso essere UAE, United Arab Emirates, Emirati Arabi Uniti fondamentalmente. Quindi Questo paese che nessuno sapeva dov'era, ora è improvvisamente diventato importante, conosciuto e sta avendo un peso nella politica internazionale molto superiore a quello che aveva pochi anni fa, sostanzialmente. Questi hanno iniziato a usare i soldi per implementare la loro influenza, invece che per vivere bene loro, sostanzialmente. No, ma io volevo parlare di Trump sostanzialmente non tanto dal punto di vista di qua, quanto dal punto di vista dell'Europa, nel senso che c'è terrore in Europa sulla possibilità che Trump vinca e se vince, che
abbandoni l'Europa al suo destino. E quindi Europa vuol dire in primis Ucraina, e una volta abbandonata l'Ucraina, poi non si sa che cosa può succedere. E allora la domanda che volevo fare a Michele, che ovviamente, essendo in America, ha molto più il polso della situazione di quanto possa averlo io qui o in Italia, è duplice. Primo, questo timore è giustificato. Secondo, perché Trump vince? Che è la domanda vera. Cioè, nel senso, ci sono tre possibilità. L'economia: Biden è un candidato debole, per ovvie ragioni, non tanto di capacità personali quanto di età e, come dire, di caratteristiche personali che non appaiono molto vigorose. E terzo, la culture war, cioè quanto la spostamento di una parte del Partito Democratico su posizioni culturalmente molto estreme abbia creato una reazione uguale o contraria, tale per cui molti repubblicani si sono riuniti attorno a questo personaggio, che credo che sia indefinibile per quanto è pessimo, sostanzialmente, personalmente parlando. Sì, l'uomo. Allora, mamma mia, ovviamente io non sono in grado di darti le risposte, per cui tutto. Allora, questo... si chiacchiera, non è mica che stiamo dobbiamo. Tutto questo sarà, come dire, una conversazione che lascerà forse il tempo che trova, nel senso che siamo a livello delle supposizioni, no? L'ambiente è debole, conosciamo le varie traversie, la situazione, bla bla bla. Queste sono al momento le opinioni degli americani. Come vedete, praticamente, se ci mettete dentro l'errore, l'incertezza campionaria, Pew Research Center è uno dei migliori posti per opinion polls, quasi un terzo degli americani non sopporta nessuno dei due, un terzo, poco più di un terzo, apprezza Biden, un pochino di più di un terzo apprezza Trump, però la differenza è 3 punti, e quindi un bel paese diviso, un terzo, di cui un terzo non vorrebbe nessuno dei due. Io sono dell'opinione che in realtà, ma è la mia bolla, forse metà non vorrebbe nessuno dei due, no? E questo atteggiamento è particolarmente forte fra i più giovani, ok? Quindi vedete, fra i più giovani 41% non li sopporta, e poi vabbè, succede quello che un po' ci si aspetta, no? C'è una differenza razziale molto forte, c'è una differenza per gruppi di età, appunto, che va nella maniera in cui ci si immagina. Ora, sì, Trump, specialmente con le ultime affermazioni, è diventato, almeno a parole, più pericoloso di quanto potesse sembrare alcuni mesi fa. E siamo solo a marzo, quindi la cosa avrà recrudescenze. Adesso ce n'è una nuova, una delle sue grandi difficoltà era quella economica, perché stavano arrivando al pettine alcuni nodi e i soldi non ce li ha. Se c'è questa operazione strana su cui girano già, e i dati suggeriscono che qualcosa di sporco ci sia una manipolazione delle quote di mercato, se riesce a tenerla in piedi, in tasca 3 miliardi e ha risolto i suoi problemi economici. Ora hanno in tasca 3 miliardi che in realtà non sono cash. Vediamo se riesce a trasformarli in cash. Quindi. Scusa, io la conosco vagamente, ma temo che il 95% degli italiani non sappia cosa ha venduto il suo... Beh, no, insomma, è una cosa degli ultimi giorni. Lui aveva... Sì, ho letto qualcosa, però non è che sia chiarissima che cosa sta facendo. Ma non è che sta facendo... Beh, allora, a nessuno è chiarissimo cosa stia facendo, perché appunto è tutto un po' avvolto dal mistero, mettiamolo così. Comunque lui ha detto, per la parte che è di sicuro che si può dire, ok? Lui è uno degli iniziali investitori, per quota in realtà non enorme, in una startup americana, che sono diventare grandi molto rapidamente,
una specie di social, una piattaforma che si chiama Truth Social, ok? Nella quale lui ha una partecipazione. C'è una forte pressione, tutti i suoi sostenitori hanno comprato azioni, sembra, e forse qualcuno che lo sostiene ha comprato azioni. Il corso, se lo trovo, ve lo mostro in un attimo, vediamo se trovo un grafico che mostri le quotazioni della cosa, eccoli qua. Questi sono i valori dello stock price di Digital World. Qui, eccolo qua, vedete, questa era la partenza, aveva perso parecchio, viaggiava qui per tutto il, insomma, qui è il 22, 23, 24 e negli ultimi giorni, bang, è passata da $17 a un valore di quasi 50 con estrema rapidità. E è palese che molto dell'acquisto avviene da suoi sostenitori. No? C'è un gruppo lui ha il 58% di sta cosa e quindi se la vendita delle azioni e la valutazione rimane avrebbe un grandissimo guadagno che gli risolverebbe i vari problemi economici. Poi sono sicuro che partiranno le inchieste anche qua, il tutto è molto sospetto, oscilla tantissimo. Insomma, non mi voglio esporre. Insomma, è un'altra delle tante controversie in cui questo signore intenzionalmente si caccia. Quindi, se vince o non vince, non lo so. C'è probabilità che vinca? Sì, al momento è 50-50. Le ragioni fondamentali secondo me sono due, guarda, al di là poi ovviamente tutti gli elementi che tu hai menzionato contano, le cultural wars, le posizioni della sinistra, l'Ucraina, tutto, però ci sono fondamentalmente due cose. C'è un pezzo di America ultra radicalizzata per motivi fondamentalmente ideologici più che sociali, la quale non ha accettato la sconfitta di Trump di 4 anni fa, è assolutamente convinta che fosse un furto, lui l'ha alimentato. Questi sono fedeli, questi sono obiettivamente fedeli, poco critici. Sì, certo, è palese che sono la parte meno istruita, bla bla bla, della popolazione, la massa di manovra, poi non è che siano tutti derelitti, però la massa di manovra è così, è estremamente fedele, quindi gli va dietro e perlomeno al momento non solo vince le primarie, ma nelle opinion polls, che dovrebbero in teoria riuscire a vedere le opinioni di gruppi ben più vasti di quelli che partecipano alle primarie, lui è un grande supporto. Quindi avere in un paese in cui l'elettorato è da sempre, in realtà lo sai meglio di me, diviso 50-50, con oscillazioni di 3-4 punti, 5 punti, qualche volta cose straordinarie, rega, ma insomma le oscillazioni sono minori. E molto dipende dalla partecipazione. Quando tu hai una base molto fedele che partecipa, è molto motivata, se non altro è negativo perché vuole vedere te che vinci e Biden che perde, non gli importa cosa, non gli importa perché, non gli importa nemmeno cosa proponi o cosa dici, cosa fai, gli importa solo vedere che il suo candidato vince e l'altro perde, parti con un vantaggio. Perché? Perché dall'altro lato c'è uno che non convince nessuno. Molto francamente, non c'è scampo, cioè Biden è proprio un personaggio che ha avuto un momento anche buono da senatore, è arrivato al potere molto tardi, in una situazione in cui il clintonismo si era autodistrutto per cercare di spingere Hillary alla presidenza dopo che aveva perso le primarie contro Obama, aveva aspettato 8 anni, cioè era proprio, hanno tenuto... Obama gli ha riceduto il partito, molto strano il comportamento di Obama, ma io, gli inside della politica americana, francamente, del Partito Democratico non li conosco, quindi non ho alcun scoop da rivelare, perché è paradossale la ricandidatura di Clinton Hillary nel 16, comunque si è candidata, ha perso molto malamente, dopo 8 anni di Obama, che dal punto di vista dell'opinione pubblica non aveva governato male. Ha chiaramente perso lei, se l'è perso lei una fetta dell'elettorato, e questo ha creato. Dopodiché un partito democratico suonato ha mandato
alla candidatura, è riuscito a vincere perché la paura di Trump dopo i primi 4 anni ha spinto gente a votare, solo che Biden ha governato in una maniera poco convincente. Perché? Ma perché fondamentalmente, cosa vuoi, dal lato l'uomo proprio mi sembra incapace di decidere. Davanti a tutte le grandi questioni sembra avere fumble, come dicono qua, quando perdi, quando ti tirano la palla buona al football americano e la perdi, no? Ti scappa di mano. L'uscita dall'Afghanistan, cioè, ha iniziato nella peggior maniera possibile, ha iniziato in due maniere tremende, no? Perché ha iniziato di fronte a una politica folle elettorale di spesa di Trump, per non essere da meno ha detto di più, e poi tutti si sono ricordati solo del suo di più, e quando è arrivata l'inflazione gliel'hanno attribuita, non del tutto ingiustamente, nel senso che un buon 50-50, si fosse calmato nel gennaio del 21, forse ci saremmo evitati almeno metà del salto inflattivo, per carità, un 6%, 7% dopo le chiusure ci stava, ma il 10, il 12 e questa incertezza che ormai dura 2 anni e mezzo avremmo potuto evitarcela. Per cui tu hai questa situazione paradossale che sul piano economico il paese va benissimo. Sì, certo, i salari reali crescono. Economy stupid. C'è certo. Stato 5 mesi di inflazione altissima, però 5 mesi, insomma, un annetto, continua a viaggiare al 3, insomma. Altissima, vabbè. Insomma, comunque, eppure nonostante questo, però l'occupazione va bene. Ha colpito, beh, occhio. È un altro esempio della narrativa che punta. Io, come tu sai, credo di averlo detto anche nel nostro gruppo, NFI, sostenne che la miglior volata alla vittoria di Trump sul piano economico gliela tirò Paul Krugman. La tirò il giornalismo economico di sinistra, che durante gli ultimi 4 anni, anzi durante tutti gli 8 anni delle presidenze Obama, continuò a ripetere che andava tutto malissimo, che bisognava spendere di più, che l'America era in crisi, mentre in realtà stava riprendendo tranquillamente, io direi anche rapidamente, dalla crisi economica e finanziaria più grossa dopo la Grande Depressione, però la narrativa, l'immagine che veniva raccontata a tutti è che andava tutto malissimo. E lo stesso per tanti smutanti, all'attenzione sull'inflazione che ha toccato i ceti più deboli, perché se tu guardi dove c'è l'inflazione, sai, aumento degli affitti, e chi è che va in affitto? In America va in affitto quel quarto della popolazione, quel 25% della popolazione meno abbiente. Aumento dei costi di cosa? Dei ristoranti, dei servizi che la gente vede. Infatti io paradossalmente, che qua non vado quasi più al ristorante, o se ci vado solo per lavoro, quindi non vado quel che costa perché pago qualcun altro. Non me ne sono quasi accorto dell'inflazione, perché non pago affitto. Quel tipo di servizi non li uso, sì, l'ho visto un po' nei servizi sanitari, insomma, poca roba, no? Poca roba, francamente. Mentre nelle cose che la gente usa di più, la crescita dei prezzi è stata più brutale. Quindi questa cosa, c'è poco da fare, si è sentita. Tu guardi, l'ho postata anche l'altro giorno, fa abbastanza impressione, non so se riesco a trovare anche questa per mostrartela, però credetemi sulla parola, gli ultimi sondaggi sulle valutazioni degli americani sulle condizioni economiche, ovviamente erano crollati quando ci sono state le chiusure Covid, e vabbè, ci sta, panico, chiusure, licenziamenti, eccetera. Poi, per carità, aveva ricevuto una quantità di sussidi paragonabili solo a quelli italiani, anzi leggermente superiori a quelli italiani, anche se qui non si è fatto il superbonus 110, però l'atmosfera era quella che era, per cui anche ragionevole che la gente dicesse non va bene. Che 3 anni dopo, appunto con i dati reali che conosciamo, ci sia ancora praticamente la linea piatta, letteralmente piatta, non si è mossa, fa abbastanza impressione, cioè ti fa capire quanto importante sia il racconto, no? Il racconto che la stampa, i media fanno. E lui lì c'è poco da fare, se l'è giocata male, e se pensava di averla fatta bene con il discorso sullo Stato dell'Unione, non riesce a capire che agli americani, anche non abbienti, se tu continui a dirgli che aumenterai le tasse, inutile che continui a dire che tu le aumenterai per i ricchi. A parte che ha cominciato a mettere valori, che adesso tutti salteranno sulla sedia,
ma che qua non so, ecco, l'ho trovata, eccola qui. 400.000 di reddito lordo familiare, uno direte, ma cazzo dici, vuol dire 400.000, uno è ricco. In America sì, però è benestante, ma è una, come dire, un livello, cioè questa fa impressione, no? Cioè vedete il crollo, che non è legato a Biden, è legato al Covid, no? Queste sono, in un certo senso, la visione che gli indipendenti non schierati hanno della situazione economica. Condizioni correnti, aspettative e sentimenti dei consumatori. Crolla, risale un po', fa un po' bene, un po' meglio dopo che arriva e poi guarda, praticamente coincide praticamente con l'estate, con la partenza dell'inflazione. Quando diventa visibile l'inflazione, cala, guardate, cala brutalmente, qui raggiunge il minimo, questo è il picco dell'inflazione, e adesso ha recuperato un po', però fa letteralmente spavento, cioè siamo con gli indici ai livelli del periodo Covid. No? Non ha molta corrispondenza con le condizioni reali, però così è, io sto solo descrivendo quello che è. Quindi, le ha fatte tutte, anche l'Ucraina ha fatto male, perché ha fatto tante parole, ma non ha vinto. La sua indecisione, le paure, l'incertezza, questo contesto, ogni tanto sembra voler fare il duro, adesso stanno spingendo, ma sempre tutto in ritardo, stanno spingendo per la riquisizione, l'utilizzo delle risorse russe, ma sai, se avessero dato i famosi, tutti i discorsi che abbiamo fatto con i missili, che avessero permesso, gli aerei, avessero permesso agli ucraini di avere delle vittorie anche simboliche, ma un po' da vendibili, nell'offensiva dell'anno scorso, lui avrebbe potuto dire, visto che bravi che siamo, adesso ha solo l'immagine della sconfitta. Sono sconfitti? No, lo sappiamo tutto che non sono sconfitti, anzi, if anything, qualcosa hanno guadagnato, la loro capacità di colpire in Russia c'è, però come vedete appena si mettono a colpire in Russia le raffinerie, lui subito dice no, no, buoni, non colpitemi i russi, cioè, allora c'è un pezzo di America che non ha voglia di perdere, non ha voglia di infilarsi in guerre che perde e ama l'uomo che sa decidere. E Biden c'è poco da fare. Su questo sembra veramente un pirla. Lascia che te cioè, allora, pirla. E siccome la grande maggioranza della gente non ama eleggere dei pirla vecchi, un po' assurdi, che promettono di aumentare le tasse e non riescono a farne una giusta, quella gente, magari una parte dirà, tipo me, Trump mi fa così schifo che non lo voglio votare, ma sta a casa, non andrà a votare. Io mi lavo sempre la coscienza perché vivendo in uno stato, il Missouri, che è al 70% repubblicano comunque, che è repubblicano solido, dove si decide tutto, winner takes all, che io voti, che non voti, non fa un piffero di differenza, quindi. Posso tranquillamente astenermi, non mi sento moralmente responsabile, non farebbe alcuna differenza. E negli stati invece dove c'è la battaglia, quelli soliti, avere qualche milione di persone che ti sta a casa, e su Israele stessa cosa, no? Lui lì rischia di perdersi sia gli ebrei più duri, che ormai in America sono diventati parecchi, sia quella minoranza musulmana abbastanza integrata, devo dire, musulmana qua, che se ne dica, è molto tranquilla, fanno più casino i ragazzini bianchi, figli di papà, che urlano cazzate nei campus, che non i musulmani veri e propri, anzi, senza dubbio, però quei signori lì e quelle signore lì, di fronte al suo continuo parlare, poi di fronte alle scene di fame a Gaza, non andranno a votare Biden. Quello è il problema di Biden. Ha 4-5 milioni di persone, indecise, che non riesce a convincere perché è un indeciso, un pirla, e quindi se quelli lì rimangono a casa fra 7 mesi, lui perde le elezioni, punto, fine. Cioè, dunque, sostanzialmente, se voglio, perché tu hai messo un sacco di carne al fuoco, no? No, beh, ho fatto un riassunto. Sì, vabbè, però il riassunto è molto pieno di carne, di grasso, nonostante sia riassunto, è un agnellotto abbastanza, agnellino, non è un agnellino piccolo. Cioè, il punto è che, se ho capito bene, il tuo punto è Trump è una persona assolutamente quasi criminale, però è riuscito a crearsi un gruppo di follower così forte che comunque parte da una posizione abbastanza forte qualsiasi cosa che faccia.
un primo punto. Secondo punto, Biden è incapace. Sì. Ma un incapace è... Incapace, perché se il suo obiettivo è quello di vincere, cioè, se l'obiettivo di qualsiasi politico è quello di vincere le elezioni, lui è un incapace sia nei fatti, perché insomma, tentenna, non capisco, e sia ancora peggio nella narrazione. Perché il problema è che almeno in economia, tu mi stai dicendo, c'è stata una piccola, periodo di inflazione che ha danneggiato potenziali elettori, tra l'altro un tempo i potenziali elettori, i poveri erano elettori democratici, ora non so, non ho capito bene, ma ha danneggiato i potenziali elettori, però questa qui è stata ingigantita, è diventata l'unica preoccupazione verso una situazione, diciamo, da altri punti di vista economici, tendenzialmente favorevole. E lui, che è, come dire, parzialmente responsabile dell'inflazione, perché l'inflazione non è solamente determinata dalle sue politiche, ma anche determinata dalla situazione internazionale e anche determinata dalle politiche precedenti di Trump, è stata scaricata tutta sulle sue spalle. O su, comunque sulle spalle della sua presidenza, cioè nel senso... sì, perché non ha avuto il coraggio però di cambiarla. Tra l'altro incapace, cioè ha mantenuto una politica, per esempio, cioè è davvero una persona strana. È una persona strana, cioè se ne esce adesso, cioè in un paese in cui la gente non vuole sapere delle macchine elettriche, non funziona, in cui la gente ha capito che fondamentalmente il contributo alla riduzione del global warming dal passare all'elettrico è assolutamente microscopico, ok? In cui non sono reliable, qui le distanze sono grandi. Sì, c'è il problema della carica. In cui la rete elettrica non c'è. Scopri che questo qua, siccome non riesce a importarle, con le aziende produttrici di macchinette che chiudono impianti, quindi è palese a tutti che la domanda non c'è, lui ti forza la domanda in periodo elettorale, annunciando che metterà delle regolazioni, proprio col trucco, capito? Delle regolazioni sulle emissioni dai tubi di scappamento, così a forti, in America si è ridotto moltissimo, infatti le macchine americane, dispiace, sono molto meno inquinanti di quelle europee, anche nel centro di New York l'aria è molto più pulita, l'odore di gas di scarico non è neanche comparabile a quello che io sento tutte le volte vado in centro a Roma o Milano, quindi e i controlli, specialmente in California, specialmente negli stati grandi, sull'emissione sono rigidissimi da decenni. Qui la benzina senza piombo è stata introdotta adesso quando sa. Quindi c'è già molto su questo, che lui annuncia platealmente che intende introdurre restrizioni sull'emissione tali che di sicuro le case automobilistiche non riusciranno a raggiungerle nonostante gli sforzi. Vuol dire vuoi rompere il cazzo, ma proprio vuoi farti odiare dall'automobilista medio americano, il quale non ha voglia di spendere 50-60 mila dollari per la Tesla, il quale è contento del suo pickup truck. Molti americani, anche suburban, anche middle upper class, il mio vicino che ha l'azienda di legname, comunque è uno che si fa le robe, cioè, infatti mi dice sempre a me, ma perché tu non le fai, ma perché non ho tempo a fare andare a Home Depot e comprarmi la roba col pick up truck e farmi io, se ho bisogno prendo un'impresa, però qua la gente piace farlo, quindi sono tutti il pick up truck, non tutti, insomma tanti il pick up truck, e vabbè, vuol dire che gli vuoi proprio tirare una sberla in faccia dicendo il tuo stile di vita è una merda, tu non hai più il diritto, e loro ti dicono vaffanculo tu, cioè cosa vuoi che faccia adesso, voglio dire, no? E allora a questo punto si arriva, cioè questo vabbè, e si arriva al terzo mio punto, perché anche se si arriva passando dal pick up truck invece che dai campus di Harvard, è molto più importante il pick up truck dei campus di Harvard, lascia certo, che te lo dico. Però, questo siamo d'accordo. Beh, allora, due punti. I campus di Harvard ovviamente non sono, sono importanti per il lungo periodo della cultura mondiale, però a breve la gente... Però il problema è sostanzialmente quanto una deriva ideologica, al di là delle incompetenze personali, del fatto che un vecchio 81enne ormai quasi con forse dei problemi fisici
sia non in grado di apparire, in realtà la decisione li prende, o comunque prova a prendere, se il Senato non glieli fa passare, la Camera non li fa passare, un altro discorso. Al di là del fatto appunto che un vecchio 81enne appaia indeciso, quanto diciamo una deriva ideologica, di cui questa deriva, questi provvedimenti contro il pick-up truck, contro, per la transizione accelerata delle automobili, che abbiamo anche in Europa, fra l'altro. E, questa imitazione, scusami se interrompo, c'è un'altra roba che fa, siccome la gente non è scema, avere l'amministrazione Biden che continua a scimmiottare quegli aspetti dell'Europa che l'americano medio non gradisce, capisci? È doppio, sì. Perché oltre a danneggiarlo col pick up truck, lo umili pure, che fai come questi mangia spaghetti. Appunto. E quindi diciamo, ora, i campus di Harvard sono la punta avanzata o arretrata, a seconda da che punto la vuoi mettere, di questo movimento. Però, diciamo, c'è un aspetto ideologico che secondo me comunque potrebbe, questo arrivare a questo punto, essere un elemento abbastanza forte che spiega come mai una parte della prima repubblica americana è fanaticamente o comunque molto convintamente pro Trump. Perché solo che qui è il rovescio. Allora, c'è la parte fanatica, no, allora lascia che te lo dica. Secondo me è il rovescio, nel senso nell'uso degli attributi o degli aggettivi. La parte che è fanaticamente pro Trump lo è per ragioni fondamentalmente ideologiche. Odio dell'immigrante, odio dei latinoamericani, in stessa maniera che la destra italiana decise di trasformare nei simboli del diavolo, qua non essendoci il diavolo, los hispanicos, i messicani, i centroamericani, eccetera, di cui tra l'altro abbiamo disperato bisogno, ne parlerò insomma non questa domenica ma quella prossima con Alberto Forchielli. Abbiamo guardato ormai l'evidenza statistica sulla necessità di riaprire l'immigrazione, perché poi Biden l'ha tenuta chiusa l'immigrazione, sia chiaro, l'immigrazione è chiusa, bloccata, cioè c'è immigrazione illegale perché stanno impedendo straordinariamente quella legale e crea obiettivi problemi al sistema economico, tra l'altro, lasciamo stare. Questo anche in Europa, Sì, anche in Europa, sono d'accordo, anche in Europa, però sai, qui questa qui c'è una tradizione rispetto all'immigrazione ben diversa, quindi sta creando, specialmente con la ripresa di manufacturing che ha recuperato occupazione moltissimo, lasciamo stare perché sennò, come dici tu, sì, giustamente, mettiamo troppo grasso, troppa carne al fuoco. Comunque, il gruppo di fedeli è un po' fanatico, cioè è molto Make America Great Again, la bandiera razzista, gli immigranti, i cinesi, cioè tutto il mondo, gli europei, cioè c'è un rigurgito di ultranazionalismo, d'accordo? Però quelli lì votano Trump comunque, ma quelli sono il 30%, il 35%, il 40%, mi rovino, ma non 40%. Il 10-15% che farà la differenza di indecisi non sono particolarmente ideologici, è gente pratica, cioè gente che appunto se gli impedisci con argomenti assurdi che ormai capiscono, perché questa cosa, sai, del global warming, la gente ha capito cos'è che fa la differenza e cosa non fa la differenza sul riscaldamento globale. E hanno perfettamente capito che di per sé la transizione accelerata all'elettrico fa pochissima differenza sul riscaldamento globale. E quindi non sono disposti a vedere la loro industria automobilistica andare in sfracelo, il loro stile di vita cambiare, dover addirittura rinunciare a maniere in cui si aggiustano le case, i giardini, eccetera, eccetera. Perché tu vuoi imporre il tubo di scappamento assurdo che le case automobilistiche non sono in grado di produrre, quindi devi andare per forza elettrico, quindi niente pick-up truck e niente viaggio in macchina e così via. Questi molto praticamente, non ideologicamente, ti mandano a fanculo. Qui la follia ideologica, il fanatismo... È a sinistra. Esatto. Allora, magari viene dai campus, anzi quasi sicuramente viene dai campus, da un certo tipo di elite molto snob e così via,
quelli che però finiscono per votare Trump, che altrimenti non lo voterebbero, non li trovo particolarmente ideologici, davvero i miei vicini. Beh, secondo me, scusami, così ti interrompo io perché se no, no, vai. Cioè, qui ci sono due elementi, ho in mente due elementi, volevo appunto, cioè, un elemento è quello che dici tu, cioè sostanzialmente non vogliamo cambiare il nostro stile di vita perché sappiamo benissimo che questo, anche se siamo favorevoli, che rendiamo conto del global warming, sappiamo benissimo che questo sposta troppo poco. Un altro aspetto è quello, e questo siamo d'accordo, una parte, un altro aspetto è quello, se diciamo il Partito Democratico appare influenzato o dominato comunque da un gruppo di persone che ti dicono noi americani siamo una massa di razzisti che abbiamo trattato male i negri, tutta l'America è basata su l'ingiustizia e così via, e noi americani bianchi siamo, come dire, irrecuperabilmente malvagi, non personalmente ma per quanto siamo, a questo punto ci può essere una backlash dall'altra parte, cioè ah vabbè, se siamo stronzi allora votiamo quello che invece ci dice noi siamo bravi, buoni, belli. E quindi a questo punto l'effetto dei campus di Harvard chiaramente non è diciamo non solo quanto avviene, ma quanto questo viene è percepito, magari anche in maniera distorta, e utilizzato per la propaganda De Santis in Florida, come dire, fa la culture war e raccoglie voti dicendo ma guardate, io vi difendo la nostra identità contro questi della sinistra che ci vogliono distruggere. Quindi non è solamente il tizio del pick-up truck che sì, è semplicemente l'impressione che io ho fra quelle persone di classe media o medio-alta, se vuoi, che rischiano di votare Biden, non sottolineano l'aspetto, insomma, con Trump l'America e America, anzi, sono molto, ecco, se c'è una cosa dove lui sta rischiando pesantemente sono queste affermazioni del Partito Democratico, del Partito di tutto il giorno, sul chiamare ostaggi quelli in galera. 6 gennaio, la gente queste cose. No, senti, si sente male, scusa. Non... Ah, sì, mi sono spostato. Dicevo, dove sta queste persone che ho in mente, questo gruppo, i cosiddetti indipendenti, che poi faranno la differenza, no? E che quindi le politiche di Biden rischiano di spostare in parte verso Trump, in parte via da lui. Ripeto, perché il problema sarà la partecipazione. Se Biden perde anche solo un 3% di gente che non va a votare per lui, negli stati chiave, cioè te la giochi letteralmente. Io mi ricordo perfino la Hillary, se la perse tutto, per credo che feci il conto al tempo, ma veramente meno di 100.000 voti, avendo stravinto il voto popolare, aveva perso per poco, forse non mi ricordo più il numero, adesso ho due numeri in testa, uno è 100.000 e uno è 500.000, roviniamoci 500.000, che sono poca roba in un corpo elettorale dove votano 140 milioni di persone e hanno diritto al voto, certo. 250, d'accordo? Perché tanti, certo. Sono, gli americani sono quasi 340 milioni, quindi quelli dai 18 anni in su, una valanga di gente. È quello il punto, cioè lui sta facendo delle cose che sembrano veramente strane in anno di campagna elettorale. Evidentemente è convinto che esiste nell'ala estrema del Partito Democratico esiste della gente che altrimenti non lo voterebbe, cioè questi che vogliono appunto la lotta alle macchine e allora fa la cosa con le macchine durante l'anno elettorale, questi che vogliono tassare i ricchi e allora promette l'aumento di tasse l'anno di campagna elettorale, cose stranissime, cioè sembra scordarsi che Clinton vinse contro Bush Senior perché Bush Senior si rimangiò la promessa non read my lips, no? Read my lips, no more taxes, e poi fece questo piccolo aumento e questo gli scatenò contro Bill Clinton, però era un altro tipo, sì, quindi il quadro è quello, sì, ci sono elementi ideologici molto pesanti, sì, a me sembrano francamente assurdi, ti dirò Giovanni, veramente mi sembra tutto molto assurdo, però
non sono io. Attimo, che la cultura che woke ci sembri assurda, poi io faccio lo storico, e quindi per me questo, l'uso della politico della storia è la criptonite per Clark Kent sostanzialmente. Ma il problema è fondamentalmente è che questo funziona. Cioè, nel senso, De Santis, che non mi sembra che sia un grande genio, comunque ha fatto un tentativo di campagna elettorale disastroso, in Florida è 70%, aveva stravinto. Però ho l'impressione che tra l'altro è anche perso. Sai, poi ci sono dei fenomeni di simpatia transeunte che sono quello che sono. Trump è una roba comunque, che è la sua terza campagna elettorale, no? Chi? Trump. Trump, sì. Voglio dire, Trump, De Santis è stata una meteora. Trump è uno che dura. No, ma dicevo De Santis, nel senso che era transeunte, perché le sue capacità personali di far campagna elettorale evidentemente non erano particolarmente forti, anzi erano deboli, però riuscito a vincere. Ora può darsi la Florida se un caso. Però, se ho capito bene, poi magari ovviamente leggendo un po' di giornali posso sbagliarmi, uno dei suoi punti forti era quello che la lotta alla culture war. La culture war, quindi la lotta al... E tu dici, le persone che io frequento, che sono cioè, il mio medio alto, non sentono particolarmente questo aspetto, ma noi stiamo dicendo che Trump raccoglie un sacco di voti fra persone che non sono di ceto medio alto, e quindi, che magari, quindi magari non è il loro problema di comprarsi il pick up, perché comunque magari cambiare la macchina con un'elettrica potrebbe essere un grosso problema, ma anche un partito democratico che li insulta un giorno sì e l'altro pure, dicendo chi era stato, quelli dei delitti, no, quello era un repubblicano, ma insomma, ora da Clinton. A un certo punto un candidato insultò brutalmente metà dell'elettorato dicendo che si tramazza lì. Non mi ricordo se era quello che andava contro, come si chiama, Romney, o comunque insomma. No, è stata la Clinton. È stata la Clinton? Sì, che se ne è uscita con la frase... Deplorables, banda di losers, di impresentabili, sì, con un tono snobbistico davanti a una crowd di molti appassionati suoi, sì. Appunto, però queste cose qui, ora, diciamo, lei, che evidentemente come campaigner era terrificante, perché è riuscita a perdere un'elezione contro Trump in una maniera, vabbè, comunque. Però temo che questo qui sia, come dire, questo tipo di dinamica si stia riproducendo ora. Siccome, come dici tu giustamente, siamo al margine, e quindi magari questo problema non cambia 30 milioni di voti, però se ne cambia 2 milioni potrebbe essere sufficiente. Sì, quello. Quindi certo. Sì, c'è l'elemento culture wars, c'è Giovanni, c'è anche un fenomeno che conosciamo in Italia, cioè rinchiudersi dal mondo politico nella sua bolla, che per carità è fatta di decine di milioni di persone, però si scorda un altro centinaio di milioni di persone che guardano tutto questo con, come dire, ribrezzo, fastidio, incredulità e rimangono un po' indifferenti. Se poi però in campagna elettorale gli tocchi cose che per loro valgono, adesso io ho fatto questo esempio, ma insomma ne ho fatti due o tre, cioè, certo, tu praticamente stai rischiando di far perdere la guerra agli ucraini perché sei indeciso, hai dopo aver dichiarato che volevo far vincere, esatto, dopo aver dichiarato fuoco, perché se tu dici vabbè un problema loro, magari puoi perdere una parte dell'elettorato, però sei coerente. Sì, esattamente. Cioè, lui tra l'altro tiene conto che c'è una fetta di senatori repubblicani che anche giustamente, che sono i non trumpiani, che sono quelli che finalmente adesso avete sentito, no? C'è il budget è stato approvato e c'è una proposta di legge che stanno probabilmente finalmente i senatori repubblicani
col cervello. Ci sono 20-25 senatori repubblicani che non si sono svenduti a Trump, e questo fa ben sperare, devo dire, per quanto riguarda l'Ucraina, perché la politica estera è una cosa che fa il Senato alla fine, e c'è uno zoccolo duro che potrebbe essere anche di 30 senatori una volta rieletti. Alcuni sono sotto minaccia trumpiana, quindi fanno gli schisci, che su quella cosa non ha assolutamente intenzione di perdere, che ha sempre criticato Biden per essere indeciso, che ha sempre spinto da 2 anni a questa parte per più armi, più decisione, per il sequestro dei beni, insomma, che ha spinto. Sono riusciti a forzare la mano finalmente allo Speaker of the House, che adesso verrà attaccato dai suoi estremisti, ma vedremo lì cosa succederà. Comunque l'hanno approvato, quindi non c'è il government shutdown, e c'è un bill, credo che sia diventato addirittura di 90 miliardi per finanziamenti militari all'Ucraina. Vediamo se questo qua passa a giorni. Comunque sono riusciti, cominciano ad avere un po' più di tranquillità, ho visto che hanno appena fatto un altro invio di 300 milioni di munizioni. Ovviamente poi c'è una scelta strategica da fare, che è permettere agli ucraini di attaccare le infrastrutture russe al confine, oltre il confine. Questo. Se non gli permettono di far quello, non riusciranno mai a fermarli, bisogna spezzargli. Però da quel lato lì io molto meno, io sono preoccupato, ma non così pessimista. Io non credo che Trump farà le scelte in politica estera drammatiche che ha minacciato. Urlerà tanto, ma non farà più tanto. Il sistema... Questo ovviamente nessuno di noi due può prevedere il futuro, perché poi Trump... nessuno di noi due può prevedere il futuro, però... È imprevedibile, però io sono molto meno ottimista. Sono d'accordo, però esiste, occorre capire che esiste una cultura, un apparato dello Stato che da 70 anni 80 anni si confronta e lavora col pericolo russo, che è riuscito a vincere già una guerra pesante, che è riuscito in realtà a vincere anche la seconda, cioè a superarli abbondantemente sul piano strategico, per cui i russi sanno benissimo che un confronto militare anche solo vagamente nucleare con gli Stati Uniti porterebbe di sicuro alla loro totale distruzione, ed è dubbio che verrebbe poi a danneggiare moltissimo gli Stati Uniti. Ma è chiaro che i russi non vogliono la guerra, e i russi però quell'apparato militare lì è anche perfettamente consapevole che se crolla l'Europa, se crolla l'Ucraina, tutto questo che ho appena detto crolla, quindi il loro lavoro di 80 anni va a fare in culo. Non credo che quella gente sia così disposta a, come dire, lasciare e c'è un mondo di senatori, di politici, di cittadini americani che non hanno che è il deep state contro cui Trump non è solo il deep state, vabbè, potete chiamarlo, possono chiamarlo deep state, è quello che Trump chiama deep state contro sì. Il quale urla un giorno sì e l'altro dopo, l'altro pure, però peccato che quel deep state è la metà dei senatori del suo partito, quindi... Il problema è, non bisogna vedere quanti di questi vanno a rielezione, perché ovviamente i senatori vanno da 6 anni, quindi bisogna fare anche una lista, cioè quelli più trampiani, fra virgolette, ci sono gli ideologi, vabbè, ma quelli, diciamo, potenzialmente moderati, che sono più trampiani, sono quelli che vanno a rielezione ora o la volta dopo. Quelli che invece sono più a distanza più lunga, dice, vabbè, tanto Trump ha 80 anni anche lui, e quindi non è neanche lui. Tra l'altro, lasciatemi che dica un'altra cosa, sarà bene che la posizione della popolazione americana sulla questione israelo-palestinese è paradossalmente molto più equilibrata, no? Ok, di... perché... ovviamente molto più a favore di Israele che di Hamas, questo non c'è dubbio, ma c'è un 35% della popolazione americana che ritiene che la maniera in cui Israele sta portando avanti la guerra sia inaccettabile, e c'è un altro 26 che non dice, quindi in realtà che sono a favore è il 38, quindi ecco, questo anche indica, insomma, che non è esattamente un popolo di imbecilli come viene descritto dalla stampa americana e italiana, no? e di pazzi. Se io guardo questi numeri mi ci riconosco, ecco, insomma, no?
Sì. Mi rendo conto di essere diventato molto americano, perché mi riconosco proprio qua in mezzo. Quindi, sì, però il problema è quello che stiamo sempre dicendo, che le elezioni si vincono sul margine. Sì, no, sono d'accordo, sto solo dicendo però che non puoi fare, mentre è vero che le elezioni si vincono sul margine, è anche vero che in un paese di 340 milioni di persone, complesso, e dove ci sono il balance of power, cioè poi alla fine la spesa la controlla. Non è neanche, cioè, so, vediamo, perché sai, se vince e perde il voto popolare potrebbe tranquillamente arrivare a una presidenza perfettamente divisa. Cioè potrebbe vincere Trump, ma avere sia Congress che Senate, sia House che Senate, scusa. Quindi House sarà più difficile. Attualmente ha una maggioranza nella House di 4 persone. 4. Sì. Quindi non è proprio, non è, cioè, no, anzi, non è, it's up for grab, everything is up for grab. Può perdere, cioè, vabbè, questa è per definizione, da qui a novembre c'è tutto il tempo. No, ma non nel senso banale di c'è tutto il tempo, nel senso che rebus sextantibus, se si vota tutti gli ultimi rinnovi, sapete che qua ogni tanto i deputati si dimettono, sì, sì. Tutti gli ultimi rinnovi li ha persi tutti. Sì, però il problema è che negli ultimi rinnovi lui aveva mandato personaggi improbabili e non c'era il traino delle elezioni generali. D'accordo, ma ripeto, questa abitudine di tutti, poi se tanto qualcosa succederà e qualcuno di quelli che hanno fatto le previsioni dice: visto, avevo ragione io, so tutto, ho indovinato. Vabbè. In questo momento l'unica cosa ragionevole da dire è notare gli errori degli uni e degli altri, le follie degli uni, certo, e degli altri, e riconoscere che è una battaglia molto molto aperta, molto aperta, molto molto pericolosa. E proprio per questo, certo, può esserci un outcome per cui Trump vince la maggioranza nella House e vince la maggioranza del Senato, e il Senato riesce ad eleggere tutti i candidati fedeli a lui. A quel punto spingerà. Ah, vabbè, questo mi sembra abbastanza improbabile. D'accordo, segui il ragionamento mio. Quindi no, certo, l'idea che questo qua il giorno dopo che è arrivato saluta la NATO e l'Ucraina e dice arrivederci, è un'idea che possono nei talk show italiani, ma francamente fa ridere i polli. Ecco, allora, questo è una cosa. Però una versione intermedia di questo, certo, è chiaro che lui dice smetto con la NATO, infatti a un certo punto anche lui ha fatto una dichiarazione, no, ma la NATO basta che questi tirino fuori un po' di soldi e io la tengo, sostanzialmente. Chiaro, c'è un aspetto di propaganda elettorale, in cui evidentemente lui però pensa che dire queste cose lo favorisca, perché se no, insomma, non... Ma perché? Ma vedi, perché è la simmetria dei gruppi sociali a cui ti rivolgi. Questa è una cosa che la destra mondiale ha capito molto bene. E io notoriamente in un certo senso forse mi fa piacere che la sinistra non l'abbia capita, visto le mie scarse simpatie per la sinistra in generale e questa sinistra in particolare. Ah, e la sinistra non ha capito. La sinistra parla a se stessa. Prega, si racconta le storielle. Elie Schlein, da questo punto di vista, è una specie di prototipo mondiale. Parliamo un'altra volta. È un prototipo mondiale della chiacchiera vuota, no? Nel salotto, dove raccontano a se stessi le loro puttanate. La destra più populista ha capito. Poi un'altra domanda. Ha capito che si tratta di dire cose assurde per motivare il cosiddetto popolino, e cioè quella parte della popolazione che non è informata, non vuole informarsi, non ha il tempo, gli strumenti culturali, l'interesse, e che però vive la politica come una partita di calcio. A quelli ti votano se e solo se tu gli prometti cose roboanti. Non importa che dopo tu le faccia, tu devi promettere cose roboanti. Loro vogliono eccitarsi, loro vogliono il leader, loro vogliono la battaglia, loro vogliono go Yankees go, e quindi ti votano, perché questo gli dà felicità, partecipazione, identità, senso di appartenenza, tutte quelle belle robe. Si mettono il cappello, si comprano le tue sneakers dorate, girano con la maglietta con scritto Make America Great Again, vanno a casa, si ubriacano, sono contentissimi. Questo lo fanno i cretini che votano Salvini e i cretini che votano Trump. E c'è poco da fare. È così. Quel pezzo di elettorato c'è. Quell'altro pezzo, poi quando ti sente dire
che lui esce dalla NATO, dice vabbè che cagata, ne ha detto un'altra, che coglioni, cosa non direbbe questo per essere eletto? E poi pensa, ma intanto non esce dalla NATO, ovvio che non esce, mica siamo matti, no? E quindi quella roba gli scivola. Questo... Allora, due punti. Sì, allora, primo punto, anche se senza arrivare ad uscire dalla NATO, basta che lui riduca di molto l'appoggio militare all'Ucraina e sia l'Ucraina è nei casini, anche se dice senza arrivare, cioè basta che faccia ora i senatori trampiani, ora magari hanno cambiato idea negli ultimi 5 giorni, però per 3 mesi hanno bloccato il package di aiuti. I deputati, vabbè, scusami, i deputati. Vabbè, come deputati trampiani hanno bloccato e quindi questo ha sicuramente danneggiato l'Ucraina. Certo. Militarmente parlando. E quindi diciamo anche una politica diciamo più moderata rispetto all'apocalisse usciamo dalla NATO comunque sarebbe estremamente dannosa. Certo, potrebbe certo. Essere estremamente. Però questo è tu sei ripartito dalla paura europea. Finalmente con estremo ritardo qualche europeo si è svegliato. Direi che siamo fuori tempo massimo, però vediamo. No, abbondantemente fuori tempo massimo. Per ragione. Ma insomma, no. No, sì, perché le armi gli americani gliele daranno fino alla fine del 25 di sicuro, e poi la roba c'è, basterebbe dargli gli aerei e i missili. Secondo me siamo abbondantemente fuori tempo massimo, misure in corso. Perché appunto gli americani devono dare... Il pessimista, quindi non conti. Vabbè, grazie, molto gentile. Niente, guardi, la risposta giusta era Michele, nemmeno tu, perché tu sei sempre l'ottimista. Vabbè, comunque, comunque c'è questo punto. E secondo, sì, quindi anch'io non credo che esca da NATO. Il problema è quello che esiste una probabilità che lui esca, faccia una cosa, qualche cazzata, anche se la probabilità non è il 50. Non è il 70, ma è il 15 o il 20, io sono preoccupato lo stesso. Ma lo so, perché... ma non ho detto che non bisogna essere preoccupati. Perché appunto mi dà l'impressione che... Perché di fare un'analisi più fredda possibile. Tra l'altro vedo molti commenti judgmental, inquina l'opinione pubblica, ma certo, ma signori, però adesso non è che Trump sia il primo che inquina l'opinione pubblica, no, certo. Pubblica italiana far politica dai. Inquinata della fogna dei canali di Venezia, dai, cioè, insomma, questo è qui. C'è gente che commenta a quest'ora, tantissimo. Abbiamo 350 persone che ci stanno ascoltando. Addirittura, vabbè, no, niente. Quindi c'è questo punto, cioè, appunto, la probabilità esiste, e la cosa mi preoccupa. Ma guarda, posso dirti, io spero che riesca qualche generale a convincerlo a dare un colpo. Adesso vediamo, purtroppo questo attentato ovviamente riscombina le carte. Non lo so, o l'ha addirittura organizzato Putin, o non l'ha organizzato Putin, come è probabile. Secondo me è una roba davvero di ISIS vera. Comunque lo userà. Esattamente, bravissimo. Lo userà e lo userà per cercare di dare di compiere delle azioni particolarmente violente sulla popolazione civile ucraina. A quel punto o c'è una reazione coraggiosa dell'amministrazione americana che permette una risposta ucraina molto forte e destabilizzi finché gli mostri chi è il più forte per davvero, che non c'è dubbio perché che se ne dica siamo più forti noi militarmente, non c'è proprio neanche il confronto, basta avere il coraggio di dimostrarlo, e che a questo punto bisogna fare la partita di poker, questo qua sarà lì e dovrà fare trembling hand, però ecco, non lo so se Biden è uno capace di fare trembling hand, cioè di fare la sfida all'ok corral e vedere chi ha i nervi più saldi, stile Kennedy Crusher. Hai già detto di no 20 minuti fa. Non lo so, posso dargli le pastiglie, poi sai, su ste robe qua contano i consiglieri, cioè contano i generali, alla fine ciò che conta, ti siedi nella situation room col chief of staff e gli altri e lì si decide, non è che ti siedi al caminetto e ti fai una birra, ti siedi con 20 generali che hanno il report di 500 loro militari che controllano tutto e ti dicono attaccano, non attaccano, stanno muovendo, non stanno muovendo, ci muoviamo qua, ci muoviamo là.
Sì. Non è che... Io sono un po' più scettico di te perché proprio ragioni tecniche, cioè nel senso che comunque per far arrivare, cioè, dopo il disastro, purtroppo bisogna cambiare il disastro dell'offensiva dell'anno scorso, prima di riuscire a ridare agli ucraini una capacità militare per fare un'offensiva, ci vuole un sacco di tempo. Cioè, tre cose. No, no, non sono assolutamente di questo punto. Secondo punto, distruggere, dargli gli HIMARS, tutti gli HIMARS che vogliono per fare le cose a 300 km per distruggere la Crimea e distruggere nell'oblast di Kharkov, non so quanto potrebbe essere decisivo nel breve periodo, anche se lo facciamo. Secondo me lo è invece. Però... Vabbè, questi siamo opinioni diverse. No, in realtà, su questo quando siamo due dilettanti allo sbaraglio. Certo, infatti, quindi opinioni diverse. Certa cosa, la mia impressione dell'Europa è quella che gli europei c'hanno poca roba, a differenza degli... c'hanno roba abbastanza scadente, perché questi hanno smesso di investire in armi dal 92, e quindi a questo punto la roba che c'hanno è poca e scadente, cioè la roba buona c'è poca e la roba cattiva è cattiva, e per riuscire a sostituire l'America o integrare l'America in maniera pesante devono fare un sacco di investimenti, e l'opinione pubblica europea non li vuole gli investimenti in armi. Cioè, questi... io sapevo che con Giovanni finiva che adesso, cosa che ti dica, verrete occupati da Putin, cazzi vostri, cioè se tutti quanti hanno questo atteggiamento in Italia, no, io non ce l'ho, ma purtroppo ti registro questo. Cioè, io non sono dell'opinione che insomma, cioè, sì. Ci sono due problemi. Ora, cioè, un primo problema è che ora forse stanno smettendo, ma hanno perso un anno a dire... le armi dobbiamo farcele noi, chi le deve fare, come organizzarci, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso che al di là delle parole, al di là del trasferimento a pezzi a bocconi di quello che ci avevano, una strategia europea di produzione di armi non c'è. Forse la faranno ora, hanno detto che... Consiglio europeo ha deciso che a giugno faranno una strategia per come finanziare la produzione di armi. Quindi a giugno siamo tre mesi. Vabbè, a parte quello, primo punto. Secondo punto, ci vogliono i soldi. E quindi o si fa a debito, e allora inizia di tedeschi non vogliono, e comunque ci vuole un sacco di tempo per costruire, mettere insieme una produzione di armi, bisogna costruire stabilimenti, raccogliere la manodopera. Non è che la produzione di armi si fa così. L'Europa ha sicuramente le forze finanziarie e le capacità tecnologiche di farlo, però dal momento che iniziare e al momento in cui iniziano a uscire carri armati nuovi dalle fabbriche europee da dargli agli ucraini, ci vuole un anno o due, e i soldi o si fanno a debito, i tedeschi non vogliono, o si fanno riducendo qualche altra spesa. Arrendetevi. No, non arrendetevi. Meglio che vi ha ragione Orsini. Dovete arrendervi perché la fine è vicina. Sì. Non devi capire che il professor Federico riceve un enorme piacere, scarichi di adrenalina e di ossitocina, come cazzo si chiama, nel raccontare che è tutto un disastro, sempre e comunque. Quindi arrendetevi, preparatevi a parlare russo e aderite al partito di Orsini e Santoro, almeno avrete un lascia passare, perché è palese che l'Europa verrà invasa. No, dai, non verrà invasa. Questo non vuole invadere l'Europa, questo vuole ritornare al 1991. Questo vuole riprendersi l'Ucraina, la Moldavia, la Bielorussia, e magari avere, si è reso conto che presa, non bisogno di vuole ritornare all'impero zarista del... No, per l'Ucraina no, alla Russia del 1815. Beh, no, un po' più grande. Del 1790. No, non è quello. Fra un po' arrivi a quella del 1812 con i cosacchi a Parigi. Guarda, quello che vuole fare questo qui mi sembra palesemente chiaro da un pezzo. Quindi non...
Sì, il punto da discutere è se, come tu sostieni, è già tutto perduto, quindi è meglio che chi può stare negli Emirati Arabi ci stia, chi può stare in America ci stia e gli altri si iscrivono al partito di Santoro. Questa è una opzione. L'altra è di dire che forse non è vero, che forse la pressione politica c'è e che forse alcuni paesi armamenti e cose da dare ce li hanno e che forse non è vero che ci vogliono 2 anni, che è l'ipotesi che credo io. L'ipotesi che credo io è un'ipotesi condivisa da più di un analista militare e più di un analista... Dopodiché, questo è un terreno su cui preferisco non avere. Come dire, dille a Scholz e Taurus che non ha ancora dato i Taurus, che ha detto che i Taurus non gli do, che i Taurus sarebbero molto utili per le cose che dici te. Perché... Giovanni, tesoro, non è inutile che vieni a dire a me, hai questa passione, non lo so, cosa vuoi che, cioè, non so cosa dirti, dovresti dirlo a Scholz, non a me. No, senti, volevo finire chiedendo una cosa che non c'entra nulla, però si ritorna al calcio. Io ho letto di questo libro, non so se l'hai letto, di questo libro, di quella teoria di questo che si è dottorato a proposito della usare il linguaggio giusto come è un libro di un Henderson, mi ha letto la recensione sull'Economist un paio di giorni fa, ma l'avevo già letta da un'altra parte. Sostanzialmente la sua teoria è questa. Per distinguersi socialmente, ormai non è più possibile farlo ostentando ricchezza, ma perché ormai tutti possono ostentare un po' di ricchezza. Ma fondamentalmente quello, il sistema per... distingue socialmente quindi si chiama così, scusami. Questo è Henderson o qualcosa. È uno che è una storia molto strana, nel senso che uno che viene da famiglia poverissima è riuscito ad andare a Yale con borsa di studio varie, ora ha fatto il dottorato a Cambridge, sapete, dice i miei classmates, cazzo, Yale erano tutti di sinistra, lo facevano per distinguersi socialmente, perché così erano fighi e ne fregava assolutamente nulla delle popolazioni oppresse, eccetera, ma semplicemente era una forma, invece di andare giù con Rolex d'oro. Non l'ho letto, ma non mi sembra una particolare novità, non lo sapevamo già da... Vabbè, chiaro, ma non so se sia particolarmente brillante. E quelli con la R. Moscia che facevano i rivoluzionari negli anni 70 non lo facevano forse per la stessa ragione. Certo. Chiaro. Allora, che cosa cazzo ha scoperto questo professore di ieri? Certi anni no, vabbè. Il professor Rovelli, secondo te, prende quelle posizioni che prende per cosa? No, il professor Cacciari a suo tempo Cacciari le prende per poter andare in televisione, vabbè, stessa roba. Esiste un mondiglio pseudo intellettuale che con Rovelli si è allargato ai campi extraumanistici da sempre nella società occidentale, che ritiene che il suo status venga migliorato nel prendere posizioni, come dire, pseudo engagé, no? Non erano quelli engagé, anche Jean-Paul Sartre lo faceva, andava al caffè Flore, viveva e poi... Quindi la tua teoria è quella che sì, noi in Europa già lo sapevamo perché era già così fondamentalmente, cioè... Ma è una forma, non lo so, questo particolare libro che tu dici, ma non ti... Se trovo l'informazione te la mando, ma insomma, comunque... Cioè, però questo è uno di estrazione popolare, però è nato a Yale? Sì, è una estrazione molto popolare, cioè una storia... Ah, ho capito, è quello orfano, sì. Sì, terrificante. Sì, uno che è cresciuto nella foster... sì, vabbè, cioè, fa un po' di self-promotion, un po' come se fossi io. Ecco, diciamo, se io esagero un po' la mia estrazione sociale, beh, io non sono andato a Yale, è vero. Però io ho rifiutato le offerte da Yale, da Chicago, da Stanford, quindi posso permettermi di dirlo, da Columbia, eccetera, di NYU, quindi posso tirarmela anch'io. Si esagera un po' la mia condizione. È vero, io non ero orfano, non ero in una foster house, però insomma
vivevo miseramente, tutte queste cose qua. Sì, però lui poi diciamo... Vabbè, ha fatto un po' di self promotion e poi ha detto: sono andato a scuola dove c'erano tutti i figli dei ricchi ed erano tutti i quali figli dei ricchi si distinguono dicendo cazzate woke. Sì, beh, io e te ci siamo conosciuti mentre io a Venezia, unico proletario nell'intero gruppo, vero, gli altri avevano palazzi veneziani, letteralmente, però ecco, stavo con i figli dei ricchi che erano tutti di sinistra, però a quel tempo mi consideravo anch'io di sinistra, quindi stavo smettendo quando ci siamo conosciuti, però ero... Tu sei sempre di sinistra, Massimo. Non lo vuoi, odi la sinistra. È una strana visione tua, però comunque... Il problema è che dovete sapere che il professor Federico, se non sei pessimista tanto quanto lui e se non odi le masse tanto quanto lui, sei di sinistra. vi svelo adesso s'occulta perché l'ho beccato in castagna. Il professor Federico, se non sei pessimista quanto lui... Vabbè. Ciao bello, buona giornata. Me ne vado a letto. Ritengo... Hai finito di dire che praticamente non capiscono, hai detto 20 minuti fa, che non capiscono nulla, che qui non dovrebbero votare. Solo che non lo dico con disprezzo, è un dato di fatto, a me dispiace che sia così. È una delle cose per cui ho smesso di essere di sinistra, cioè ho smesso proprio di avere questo atteggiamento ipocrita che c'ha l'intellettuale borghese con la R-Motion nei confronti del cosiddetto popolo, che lo mitizza, ne dice tutte queste cose finte, poi in realtà lo prende per il culo perché lo manipola e lo porta a lotte inconclusionate, non riuscendo a, sapendo in realtà, ma non volendo dire, qui sta l'ipocrisia e la falsità, che molte persone povere, poco educate, sono anche persone che capiscono poco, che per mille ragioni non hanno gli strumenti per capire le cose, sono facilmente abbindolabili, sono le persone che giocano alla schedina, che impazziscono il calcio, queste cose che sappiamo. E sono purtroppo persone facilmente manipolabili. Non è che sia bello, è brutto, però è così. E quindi tu sei incazzatissimo perché invece di manipolarle lui le sta manipolando Trump e Salvini sostanzialmente. No, sono incazzato. Infatti, come vedi, io mi sono meno preoccupato di te, cioè io non sono così, cioè ovviamente preferirei che Trump non vincesse, perché... Che se Trump vince, mi aspetto fortissima instabilità, grandi rischi, grandi casini. C'ho la mia età, non mi piace che lo stock market crolli perché c'ho i soldi lì, non voglio farsi interessi che riescono perché devo fare una cosa che tu sai, e così via. Quindi preferisco di gran lunga che non ci si avventuri in follia. Preferirei che la Russia venisse tenuta sotto controllo, preferirei che l'Italia rimanesse un paese libero dove posso andare in vacanza, preferirei che non, non diventasse... Quindi, certo, questi rischi che Trump ti fa correre, io preferirei evitarli e quindi, nonostante tutto, sarei disposto a digerirmi un Biden. Dopodiché, non credo che sia la fine del mondo se vince Trump e credo che il sistema, almeno quello americano, abbia capacità di sopravvivere. Magari mi sbaglio, ovviamente sono tutte valutazioni probabilistiche a priori. E quindi io preferirei che non dovere vedere che cosa succede. Certo. Su questo siamo d'accordo. Va bene, e io direi che dopo questa botta di ottimismo che siamo riusciti a dare, non solo auguriamo a tutti un'ottima domenica, vi prometto che non lo faccio tornare per almeno un paio di settimane. Per un paio di settimane è una bella botta di ottimismo, secondo me, dagli Emirati Arabi ci vuole. E quindi... Ok, perfetto, ci vediamo prima o poi. Saluti a tutti. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao. Buona giornata. Ciao.